Ho sempre pensato a me come a un pittore. La parola pittrice mi è veramente antipatica. L'ho vista applicata da giovane a delle cretine che si aggiravano, che facevano le pittricui così, facendo disegnini così, le piccole cose tutte. Per cui ho sempre pensato di essere, non perché io mi sono sempre sentita una donna, non uno, però un pittore, come artista un pittore. Oggi, poi arrivati ai nostri tempi, dire pittore non va più bene nemmeno quello, perché io ero l'altra sera con delle persone giovani e mi hanno detto un pittore, sembravano quasi chiedere cosa fosse un pittore, così che c'è. Invece dicono, mi scuso se ho sbagliato, i pittori non ci sono più, dico, io sono un artista, ho detto, ah ecco, è un artista, anche lei si sente, sì, dico assolutamente un artista, anzi i pittori anch'io non so bene neanche dove si trovano in questo momento. Mi considero una privilegiata perché sono cresciuta in un ambiente familiare molto particolare, molto abbastanza unico, dove l'arte aveva, l'arte figurativa, diciamolo pure, aveva una predominanza. Mio padre era uno scultore, allora abbastanza affermato, e mia madre era pittrice e soprattutto una valente marionettista. Nel senso che aveva un istinto molto forte era sempre stata appassionata dell'idea di teatro e aveva trasferito in questi piccoli teatri che lei comprava, dei teatri di marionette che allora si compravano dai giocattolai, li addobbava lei, dipingeva le scene, le marionette erano tutte rivestite con dei frammenti di suoi vestiti, per cui l'insieme di queste sue rappresentazioni di marionette che faceva per noi bambini, ossia per me e per dei piccoli amici che venivano in varie ricorrenze a casa, erano molto suggestivi. Per cui io ho avuto questa fortuna di avere un substrato fantastico a portata di mano, diciamo, che credo sia la base del fatto che io ho scelto di fare poi il pittore nella vita. Secondo elemento che io ho incontrato andando poi, prima sono andata al liceo artistico, poi all'Accademia di Belle Arti, è stato appunto l'incontro con una personalità come quella di Toti Scialoia, pittore molto conosciuto in Italia e negli anni tardi della sua vita anche secondo me grandissimo poeta, proprio poeta ispirato di poesie molto malinconiche, ma molto molto piene di amarezza, di sentimento, molto belle.
E quando io andavo all'Accademia di Belle Arti, che negli anni appunto 50, così, lui teneva un corso libero così, io facevo scenografia, dove c'erano dei professori molto poco interessanti, molto privi. Stavo per andarmene da questa accademia fino a quando poi lessi questo bigliettino: il professor Toti Shaloia tiene tutti i giorni un corso di storia del teatro. Andai a queste lezioni e mi ricordo che andai un giorno alle 10 di mattina e venni via alle 7 di sera. E parlava di tutto lui, parlava del teatro in senso di Meyerhold, di Stanislavski, del teatro russo, di Diaghilev, dei balletti russi appunto, di Stravinsky e l'incontro con i balletti russi, poi parlava del cinema americano, del cinema comico americano, di Buster Keaton, mimava le espressioni di Buster Keaton, la faccia che faceva quando raccontava delle storie, poi parlava dei fratelli Marx. Insomma, lui veramente aveva una possibilità di comunicare a dei giovani una grandissima quantità di nozioni e di emozioni. Dopo l'input familiare, se io ho fatto il pittore e se mi è così piaciuto farlo, lo devo moltissimo al mio professore di allora, Toti Shaloia. E io conobbi attraverso Shaloia, lui mi portò negli anni 50 in un piccolo studio che aveva Alberto Burri vicino a Via Veneto, in una specie di cantina dove fece le sue prime famosissime muffe, perché era una cantina anche molto umida, per cui questi erano gli anni 50 a Roma, in Via Aurora Burri aveva questo studio. Poi conobbi tutti, Afro, poi vennero, ecco, i pittori americani. De Kooning venne a stare a Roma, avevo un piccolo studio nel centro storico e feci una piccola festa per lui, dove io comprai 10 bottiglie di whisky e poi il giorno dopo, quando andai a raccogliere, ce n'erano 50. Parigi, io appunto ho abitato lì dal 58-59, poi Shaloia abitava a Parigi in quel periodo, anche Burri stava a Parigi, per cui io feci una personale a Parigi in questa Galerie Breton nel 1963, che fu montata da loro due. Facevo dei quadri pieni di immagini, già c'erano dei cuori, allora c'erano anche dei telefoni, delle scarpe.
dato che io non sapevo dove lavorare, perché era molto difficile anche allora trovarsi uno studio, Tristan Tzara, che era stato l'ideatore del movimento chiamato Dada, lui mi cedette quelle che sono delle stanze che erano mansardate negli ultimi piani di queste case, belle costruzioni borghesi della fine dell'Ottocento, e io in una di questi posti, che era forse il posto più freddo che io ricordo di aver incontrato in vita mia, perché d'inverno c'erano anche 18 gradi meno qualche volta, mitigati solo da piccole stufette così, però beata gioventù, io lì lavoravo come una pazza. In quegli anni la mia pittura non cambiò sostanzialmente, però per la prima volta ci fu un pochino l'inizio di questa vernice alluminio che io poi dovevo in futuro sfruttare per molti anni su delle tele, su delle carte, perché io mischiavo a delle parti colorate ad olio oppure a vernici industriali. Anche da allora cominciai proprio a Parigi a usare questa vernice all'alluminio. Questo argento è andato piano piano sistemandosi dentro a delle immagini che io proiettavo, che erano dei volti anche parziali, di volti di donna, figure di personaggi, bambini, donne. E su queste immagini, appunto, che erano un po' dei flash, diciamo, per raccontare un sentimento, lo sguardo di una ragazza. Ho lavorato per più di 10 anni, poi ho fatto anche dei paesaggi solo d'argento, per cui dal 62, 63 fino al 75 ho lavorato con questa vernice alluminio in questo senso. Con una parte già, secondo me almeno, con un elemento malinconico di idea di ricordo, di memoria. I quadri che erano gremiti di segni e di oggetti, riferiti a oggetti vari della vita quotidiana, cominciarono un pochino a diradarsi. L'apparizione di questi segni in qualche modo è stata, proprio in quel periodo, diventò un po' più essenziale, e la comparsa dell'argento creò un dato un po' più atmosferico nell'insieme del quadro. Io mi ero molto appassionata a lavorare con questa vernice perché per me era, come ho già detto altre volte, un non colore, ossia qualcosa che automaticamente restituiva al quadro una qualche metafisica legata all'idea di memoria e di ricordo. Li sento più vicini, in alcuni casi, addirittura a quei grigi morandiani, a un mondo come quello di Morandi, che è in qualche modo un mondo anche quello interiorizzato, molto così, che racconta di una metafisica quotidiana quasi.
Dopo aver proiettato l'immagine sulla tela che io sceglievo, non so, da un piccolo ritaglio fotografico a una fotografia invece di qualcuno che io conoscevo, infatti in quel periodo, in quegli anni 60, io ho fatto anche molti ritratti. L'argento è dipinto in modo molto, è da me compitato con pennello, in modo molto tradizionale, diciamo. Tra le carte del 65 c'è per esempio un ritratto che a me piace, forse anche perché è dedicato a Goffredo Parise, la persona con cui io ho vissuto tutta la vita, che è morto molti anni fa, che è un ritratto che lo ritrae in tre espressioni, una più giovanile, un'altra più corrucciata, un'altra più pensosa, insomma che ho montato in un unico foglio. Nel 67-68 ho girato dei video quando così insieme agli amici di questo gruppo, soprattutto Franco Angeli, Mario Schifano e Tano Festa, che poi è stato chiamato Scuola di Piazza del Popolo, perché noi esponevamo in una galleria di un grande personaggio dell'arte, un grande regista che si chiamava Plinio De Martis, che aveva la galleria La Tartaruga, che era Piazza del Popolo, sopra un famoso ristorante che si chiama Il Bolognese e accanto a un bar che si chiamava Rosati, che in quegli anni lontani, anni 60, diciamo, era punto d'incontro sia di molti pittori, perché la sera lì c'erano un po' tutti, Kunellis, qualche volta Twombly, qualche volta molto spesso Angeli, ripeto, Festa, Schifano e anche di letterati, Moravia, Pasolini, Lamorante, non so, Jean-Paul Sartre stava spesso seduto lì con registi come Gillo Pontecorvo, con Antonioni, ci passava Fellini, con Flaiano. Già allora c'era molto cinema d'artista, Schifano soprattutto fece dei film molto belli, Angeli fece dei suoi film, tanti artisti presero la cinepresa come qui. Io ho fatto anche in quegli anni appunto dei piccoli un po' in Super 8 e un po' addirittura con una 16 mm. Il primo che feci si chiamava La solitudine femminile, dedicata a una figura che a me è molto cara, di un'amica poetessa che ha avuto una vita molto tragica perché è morta suicida pochi anni alla fine, negli anni Ottanta, e che si chiamava Rosanna Tofanelli e che era una donna bella, bionda, con una natura fantastica. Così si prestò a fare l'attrice di un video che io avevo un po' ideato, fatto lei, inizia col fatto di lei che si trasforma, si trucca, si mette una rete metallica sulla testa, si fa dei grandi occhi bistrati molto suggestivi. Dopodiché io lì sperimentai una cosa che fu sperimentata anche da altri, ma che a me piacque molto. Lei si mise su una seggiola abbastanza eretta e proiettai su di lei delle immagini, sia su questo suo vestito chiaro, e anche sul volto proiettai immagini di donne. Poi feci un altro film abbastanza lungo, anzi due sono. Uno si chiamava Coppie ed era dedicato a due coppie. Una coppia di un amico pittore che si chiamava Umberto Bignardi e a sua moglie. Ed è una specie di vago movimento della coppia che si incontra su questo terrazzo
si bacia, si accarezza, così poi lei che indossa un vestito di carta, si volta, si fa vedere, io la riprendevo da dietro e il marito strappa questo vestito di carta e viene fuori proprio il culo della moglie, che è abbastanza bello, non bellissimo, ma abbastanza bello. L'altra coppia era una coppia famosa allora a Roma, di Getty, figlio di un famoso miliardario, di cui c'è anche in America il Getty Museum sul Pacifico. Lui viveva a Roma, aveva una moglie incantevole che si chiamava Talita. Non c'erano delle vere situazioni narrative in questi miei film, c'erano così un loro trastullarsi, un loro giocherellare tra il letto, le porticine, la terrazza che avevano su Roma. L'altro film, un po' lungo, sempre che ho girato in 16 mm, è dedicato a un amico pittore, Pino Pascali. Questo si è molto visto anche nelle televisioni di Stato perché Ghezzi me lo chiese e non me lo restituì mai più. Lì c'è una vaga accenno di trama, un gruppo di ragazzi in una casa di campagna, in un boschetto, spia un pochino questa specie di eroe che era Pascali, che ha una sua ragazza accompagnatrice, che gli fa la barba, gli rade tutti i peli del petto, ma c'è una specie di vaghissimo intreccio, ma molto così sempre. Molto larvato, ecco, direi come. Comunque c'è Pino che baldanzoso si aggira per quei su e giù per questi piccoli eventi della campagna. Poi ho fatto a 8 mm invece delle cose girate da libri, da immagini, un piccolo pezzo che si chiama Goffredo, che è ripreso da fotografie. Da libri, da scritte di libri che lui mi aveva dedicato e così. Poi, ecco, negli anni 2000 ho girato dei video. Il più lungo del 2004 e si chiama Pastorale Visionaria ed è girato nella casa di campagna di amici scrittori e poeti Nadia Fusini e Franco Marcoaldi, che vivono sulla laguna di Orbetello, in un posto molto bello dove il fondo del giardino va a lambire l'acqua della laguna che si apre poi verso il mare. Cioè, lì ho girato una cosa in cui così ci sono degli elementi anche lì fantastici, un uomo che tenta di uccidere questa specie di ninfa del luogo, che era impersonata da Nadia, che aveva uno strano cappello con delle trecce. Si chiamava Pastorale Visionaria perché è un intreccio anche quello di tipo un po' onirico e misterioso. And my curse on you is plagues and adders and ravens that you pluck out your hearts, and the king of Italy evermore will be. Io andavo spesso da Rosati perché soprattutto, ripeto, sopra al primo piano è una bellissima galleria Plinio De Martis, dove nel 68 per esempio iniziò un ciclo di mostre, ogni mostra durava un giorno, c'erano 30 artisti, fu inaugurato da me con una performance che si chiamava La spia ottica, ossia io avevo portato in una sala della galleria tutti i mobili della mia camera da letto e poi c'era un'attrice all'interno che mimava la vita quotidiana di una donna. Tutto questo si poteva vedere
attraverso uno spioncino, che sono anche gli stessi spioncini che si pongono sulle porte delle abitazioni, le porte d'ingresso delle abitazioni. Il risultato però è quello di un binocolo rovesciato, ossia l'interno era allontanato, più piccolo, e i movimenti di questa ragazza che era all'interno assumevano un pochino così, l'idea di una lanterna magica, ossia era un pochino, c'era un'idea un pochino di vagamente onirica, rallentata, ecco. E questa cosa durava dalle 5 alle 21. Dopodiché io c'è stato un periodo così di vaga ricerca in qualche modo all'interno di me stessa, mentre era un periodo in cui tutti negli anni 70 si rivolgevano, tutti, molti dei miei compagni pittori si rivolgevano all'esterno, ai movimenti politici, io feci un viaggio all'interno di me stessa. Un viaggio così anche dovuto perché in un trasloco ritrovai quei piccoli teatrini su cui mia madre faceva questi suoi spettacoli, una serie di relitti dell'infanzia, ecco. E allora in qualche modo attraverso questo, attraverso appunto la nuova apparizione della fiaba, la lettura delle fiabe russe di Afanasiev, il mio trasferimento insieme a Goffredo Parise, con cui vivevo allora nella campagna veneta. L'incontro con piccoli miti locali, leggende, l'incontro proprio della vita quotidiana in campagna, una raccolta di relitti arborei, nidi, penne, piume, sassi, terra, insomma, tutto questo groviglio, diventa, questo groviglio di ispirazioni e di materiali anche veri e propri, diventò un ampio lavoro che io sistemai, diciamo, soprattutto dentro a delle teche, ossia delle scatoline, sul fondo c'era un foglio di carta su cui io lavoravo anche con colori all'acquarello, disegnavo, scrivevo, e poi c'erano anche inseriti in collage tutti questi elementi che io chiamai le leggende degli spiriti di campagna. L'interesse per questo mondo così che è a metà tra il mondo fiabesco, è sempre legato, anzi viene dal mondo fiabesco, poi si intreccia con le leggende appunto degli spiriti, spiritelli silvani, che io ho spesso anche disegnato in piccole sui fogli, sempre queste apparizioni di elfi, coboldi, spiritelli. In una serie appunto una serie dedicata proprio a loro. Naturalmente poi si è in qualche modo travasato ed è riapparso a partire dagli anni 80 ed è proseguito anche oltre negli anni 90 sulle tele. Come pure questi elementi tornano tutti nella sala che io ho avuto alla Biennale di Venezia del 1993, quando Bonito Oliva mi invitò alla Biennale, dove avevo immaginato un grande teatro come questo, che è questo anzi. Questo teatrino vuoto di tutto quello che vedete adesso, completamente bianco, quindi un po' metafisico, era al centro di una sala che io ho avuto alla Biennale di Venezia nel 1993, quando sono stata invitata da Achille Bonito Oliva appunto con questo spazio,
che era al centro occupato, ripeto, dal teatrino teatrone, e invece intorno c'erano circa 30 piccoli quadri di una dimensione 40 per 28 circa, che alludevano anche loro a una forma di teatrino. Si aveva un'ampia cornice di legno che era tutta dipinta, anche questa. Qui adesso invece il teatrino è stato montato dentro lo studio e piano piano si è riempito di reperti che hanno tempi differenti, costruzioni differenti e che vorrebbero alludere a una situazione onirica, ossia tanti particolari in qualche modo, come possono essere la bambina bistrata, la bambina più piccola, l'eterna presenza di un altro teatrino, un giocattolo di molti anni fa, le maniche, per esempio questa manina che porta la seggiola, giocattolo, hanno ognuno una valenza, diciamo, una sua valenza, evidenza precisa, ma l'insieme dovrebbe alludere a una situazione onirica, di cui poi il centro potrebbe essere questo ritratto un pochino di una figura nascosta, una figura un po' lunare che occhieggia da un altrove. Ecco, per cui ci fu questo lungo decennio, 75-85, tutto più o meno, con naturalmente delle controtendenze. Mi fu regalato un atlante di medicina legale, feci esposi a Roma, a Bologna, a Venezia, a Milano, a Genova, feci un lavoro su queste foto, fatte più che altro di piccoli appunti. Io scelsi in questo atlante di medicina legale diversi tipi di morte accidentale. Ci sono assassini, ci sono appunto incidenti mortali, suicidi e poi ci sono una serie dedicata alle pratiche autoerotiche, tutte con finale tragico, ossia tutte persone che sono morte attraverso la messa in scena. Strangolata dalle proprie infinite legacci, legature, tubi di gomma. Il più interessante è un giovane che dava la corrente elettrica con cui si, diciamo, pure si masturbava attraverso una lampadina. Lui con la botte, si era tutto legato, quindi non aveva altro mezzo che la sua bocca per avvitare la lampadina e trasmettere questi impulsi elettrici. Facendo questo la lampadina, la saliva è andata e l'ha fulminata. Era un insieme molto strano, insomma, molto, anche molto impressionante per me, perché io mai avrei pensato che ci fossero tanti casi di morte per autoerotismo, ecco. C'è stato un bell'articolo di Giuliano Briganti che, dato che io in quegli anni avevo molto lavorato, come ho detto poco fa, sulle fiabe, dopo le fate, ecco i mostri. Thank you.
fine degli anni Ottanta, comincia un modo più preciso, qualcosa che era in nuce in tutto il mio lavoro, ossia l'intreccio tra la parola scritta e le immagini che io andavo facendo, ossia la parola scritta diventa un po' agente provocatore di varie immagini, ossia leggendo delle poesie, dei testi, dei frammenti di romanzo, così, da quelli io partivo per costruire delle immagini. Quante volte ho desiderato di avere una matita per tradurre immediatamente sulla carta le emozioni e i pensieri che la lettura aveva suscitato in me. Prose e poesie sono da sempre per me agent provocateur, come dicono i francesi, agenti provocatori di immagini per ideogrammi paralleli e non illustrativi ai testi. E che dai testi non dipendono più, anche se sviluppano alcune delle loro tante virtualità. No, questo per dire, questa è stata così da me scritta questa piccola frase, ma è da allora, ossia da, diciamo, facciamolo risalire alla fine appunto degli anni Ottanta, sono più di 20 anni, e io ho realizzato un'enorme quantità di libri con tanti scrittori, La Capria, Ceronetti, Zanzotto, Garboli, Goffredo Parise, che era il compagno della mia vita, fino ai più giovani, Magrelli, Marco Aldi, Henry De Luca. Mi davano una loro poesia, un loro testo, e io immaginavo un'incisione, una litografia, una serigrafia e così. Poi ci sono invece tutta una lunga serie di libri veri e propri, di cui, per esempio, ci sono 2 libri completamente fatti a mano, nel senso che sono, uno è legato a una poesia di Zanzotto e uno a un piccolo testo di Guido Ceronetti. Sono interessanti perché ogni sasso, ogni foglio, ogni cosa, è tutto fatto a mano, proprio completamente a mano. Poi ci sono dei libri d'artista, ma a stampa. Uno con Andrea Zanzotto che si chiama Attraverso l'evento. Allora, il mio rapporto con la Bottega Gatti è nato nel 1993, per cui tra poco sono 15 anni. Prima di venire in questa famosa Bottega Gatti non avevo mai utilizzato la ceramica, anzi non pensavo che sarebbe stata una cosa sporadica, che sarei venuta per fare
per l'editore Corraini di Mantova, che mi aveva chiesto appunto dei piccoli teatrini simili a questi, avrei fatto questa piccola serie e poi basta. Invece da allora non ho mai smesso di venire a Faenza. Io ho trovato nel venire qui a Faenza la fusione tra la pittura e la scultura. Io faccio una ceramica iperpittorica, molto cromatica, insomma, per cui ho trovato la possibilità, diciamo, di unire l'idea dello spazio occupato da un'immagine solida, come propone la scultura, e anche insieme di dare a quest'immagine una valenza pittorica, ecco. Il fatto che io torno sempre su questo schema dei teatrini non è una cosa legata al teatro, è legata all'idea del teatro delle marionette. Adesso qui io do un primo colore che è un colore, diciamo, opaco, detto ingobbio, che si cuoce insieme. Poi in un secondo tempo vengono date dei colori a smalto, che sono colori invece lucidi, gli smalti come. Questi due quadri sono due quadri tra 2006 e 2007. Il primo è questo dedicato a una bambina in una discarica, ossia questo quadro ha origine dal mio vecchio lavoro degli anni 60-70, foto da un atlante di medicina legale, perché una delle foto raccontava come era stata trucidata una bambina piccolissima dopo essere stata violentata da un pedofilo, chiaramente, e gettata in una discarica. Ecco. Ed era un'immagine molto bella perché la bambina aveva, come io ho cercato qui di raccontare, sempre qualcosa di molto non contratto, aveva una specie di espressione anche dopo morta, in qualche modo distesa così. E poi c'era questo luogo che era appunto il fondo di un buco quasi. Quest'altro invece è un quadro dedicato al grande cantante rock Marilyn Manson. Io trovo anche la sua musica a tratti veramente mostruosamente bella. Ed è un quadro molto lavorato che racconta uno dei suoi travestimenti in cui lui era riuscito, mettendosi una specie di lente a contatto, a proporre due occhi con lo sguardo differente uno dall'altro, che è quello che poi così
Poi il resto è un po' da me inventato, insomma, immaginato in un travestimento che riguarda non solo il trucco, ma anche tutta un suo elemento programmatico delle sue canzoni, qualcosa di abnorme, di un po' mostruoso come si presenta lui, che anche la sua musica. Lui propone, secondo me, sempre degli ossimori, insomma, dei contrasti violentissimi tra una cosa e l'altra. L'argento praticamente l'ho usato sempre, serpeggia in tutto il mio lavoro dal 62, dal 60, diciamo. Viene sommerso da altre esperienze, da altre tecniche, però è sempre riemerso. I colori fosforescenti li ho usati per la prima volta perché mi sembravano molto adatti a raccontare la personalità di Manson, così a sua volta fosforescente, piena di inganni, di apparizioni, di contrasti, di mostruosità, incantevoli mostruosità.